qui mi vedete in un'altra versione, non proprio mentre cucino, ma diciamo al momento prima, quando vado a fare la spesa. Vi voglio far vedere con quello che ho comprato cosa posso cucinare, con gli ingredienti che ho comprato cosa posso cucinare. Allora, vabbè, a parte sono andata all'Eurospin, è un posto dove vado spesso. Allora, sono andata per comprare la roba per la piadina. Allora, ho comprato un chilo di farina e questa qui mi trovo abbastanza bene, anche se a volte non va, diciamo che più per la utilizzo di più per i dolci che per il salato. E della Tremolini, che è il marchio che si trova all'Eurospin. Poi ho preso la pizza per stasera, perché io quando vado a fare la spesa sempre verso le 7, 7 e mezza, che trovo un po', soprattutto in questo periodo, trovo più fresco, e arrivo a casa, non ho tempo di cucinare, sì, perché anche la coca pasticciona a volte non ha tempo, non c'ha voglia, e allora ho preso queste pizze qui, ho trovato queste qui in offerta e sono di bufala, le provo, poi vi dico se sono buone o no. Ed è questa, sono la Tremolini, infatti, dicevo prima che avevo preso gli ingredienti per la piadina. Per la piadina ho preso ci vuole la farina e lo strutto. Ho preso lo strutto e vi dico poi come mi trovo, perché è la prima volta, a dirvi la verità, che compro lo strutto. Non l'ho mai mangiato in vita mia, solo che ho visto una ricetta che mi ha dato mia socia, mamma Laura, come la chiamo io, e ho deciso di provare a fare questa, la piadina romagnola, perché ne sono ghiotta, ma io, essendo avendo delle allergie, le cose che trovo all'interno della piadina già fatta non le posso mangiare, quindi c'è i solfiti che non posso mangiare, quindi provo a farle in casa, così posso finalmente evitare di rinunciare a questo piatto, che è una delle cose che mi piace di più mangiare d'estate. E poi ci vuole, qui non l'ho comprato perché ce l'ho già in casa, in realtà ci vuole anche il bicarbonato e il ripieno. Per il ripieno mi sono comprato il prosciutto crudo e ne vado ghiotta. Questo qui è buonissimo, c'erano anche le offerte. Allora, non vi ho detto quanto costa perché siamo andati di fretta e sinceramente non vi so dire neanche il totale, perché ho un po' così, olè. E comunque non ho speso molto. E poi ho preso il salame ungherese, l'ha scelto mio marito, che gli piace molto. Lui si metterà questo nella piadina, lo riempirà col salame e la sottiletta, e io col prosciutto sottiletta. Ho comprato le sottilette Amo Essere, perché io, essendo allergica delle cose, qui trovo tutto quello che posso mangiare e sono buonissime, le ho già provate. E poi ho preso dei prodotti dolciando, lo stecchino con limone, liquirizia, è uno dei pochi gelati comprati che posso mangiare, però mi piace, fortunatamente ne sono golosa e quindi sono fortunata. Poi ho preso il pappoletto, che anche qui, io quando compro la roba controllo che non abbia, uno, l'olio di palma, perché so che fa male, e poi appunto devo sempre leggere che non abbia solfiti, questo a tutto quello che ci occorre. E poi mi piace tantissimo, e quindi questo qui morbido, ci puoi anche, ad esempio, dandovi altre ricettine, l'olio con il pan bauletto si possono fare tagliando la crosta intorno e prendendo la mozzarella, si può fare le mozzarella in carrozza. E infatti tra qualche volta, nei prossimi mesi, ci sta che la farò. Ora questo periodo fa abbastanza caldo, quindi le cose che faccio sono cose che evito di friggere, quindi questa ricettina con delle mozzarella in carrozza la farò dopo settembre, perché
in casa già con il focaccino e la Nutella, ho visto che si moriva. Adesso poi il caldo è aumentato, quindi proprio adesso fa solo roba fredda. E la piadina non si mette neanche l'olio, 5 minuti è pronta e quindi si può tranquillamente fare. Ho preso il latte da mezzo litro perché io di solito non ne bevo molto e anche mio marito non ne va ghiotto e quindi almeno non va male. Poi mi piace, di solito prendo quella con l'apertura qui che non prendo odore della roba che ho del frigo, ma non c'era, e quindi va giusto con questa qui perché l'ho presa poca, così almeno non va male e non prendo l'odore del frigo. Ho preso per la colazione queste qui se vado al mare. Sempre questo, non c'è i solfiti, poi vabbè, c'è un po' di troiaio, una volta ogni tanto si può fare. E le ciambelline per mio marito, tanto prodotti dolciari li prendo volentieri perché sono senza olio di palma. Una volta non li prendevo, adesso fortunatamente all'Eurospin hanno tolto l'olio schifoso e quindi per fortuna. La frutta per le macedonie, poi a me piace molto, mi rinfresca, quindi ho preso il sacchetto delle pesche. Un consiglio: non andate alle 7:30 come ho fatto io oggi, perché la frutta, visto che in questo periodo va per la maggiore, era quasi tutta terminata e infatti sono dovuto ripiegare su questo. Volevo le albicocche, invece nei sacchetti l'ho vista abbastanza muffite e marce, quindi ho evitato di comprarle. Ho preso il chinotto perché con la pizza, ma le compro solo quando c'è la pizza. Il succo per mio marito, che gli piace tanto, questo è del Puertasol. Se voglio fargli qualche sorpresina, lui gli compra questo qui e la mela, e un giorno o l'altro proverò a farlo. Voglio comprarmi poi un estrattore di succo, non so, per frutta, per far venire bene il succo fatto in casa. Un giorno o l'altro poi devo andare ancora un po' in giro a vedere nei negozi perché voglio andare a vedere che sia una buona marca, ma che non costi un'esagerazione. Poi ho preso il tonno per farci un sugo o per mettercelo nell'insalata. Volevo ringraziarvi per averci seguito in tanti, soprattutto questo video l'ho fatto per scusarmi del fatto che non mi sono fatta più viva. Intendo anche per rispondervi, ma è che ho rotto il tablet, me l'hanno sistemato solo ieri e quindi ecco, tutto qui. Mi faccio viva presto e io, mio marito penso già da lunedì con un altro video. Io penso nella prossima settimana, magari un giorno che fa un po' più fresco e vi faccio la piadina. Vi ringrazio per avermi seguito, un bacio. Buon mare, perché io domani vado al mare, spero che anche voi avrete la fortuna di avere, spero che anche voi avete la fortuna di avere il mare vicino, comunque di poterci andare in questi giorni, perché dal caldo che si muore si sta bene solo lì. E a presto, ciao!